Vittoria importante, anzi importantissima per l'Atalanta di Gasperini, che continua a mostrare di essere squadra solida, squadra costante, e che trova ancora una volta in Cup Miners il suo leader assoluto, il suo grande giocatore, il suo giocatore da cui, su cui puntare quest'annata. È evidente che il giocatore quest'anno è chiamato a fare l'ultimo saltello di qualità per potersi considerare un grande giocatore. Secondo me è l'ultima stagione di Cup Miners all'Atalanta, l'anno prossimo secondo me arriveranno e fioccheranno fior fior di offerte per lui. Intanto l'Atalanta se lo gode, è lui proprio a portare questi tre punti in casa dea in una settimana in cui Gasperini ha avuto qualche polemica di troppo. L'abbiamo visto in conferenza stampa un po' diciamo nervoso nei confronti di un giornalista in particolar modo, che aveva fatto qualche domanda, ma che era lo stesso giornalista che aveva fatto quella intervista con Mele, insomma, che non ha diciamo fatto piacere all'allenatore della dea. Un Verona che secondo me aveva bisogno di tre punti, ma probabilmente non era questa la giornata giusta per cercarli. È un Atalanta che trova la vittoria e che grazie a questa vittoria va a 12 punti, solo meno uno rispetto alla Juventus. E ricordiamoci che sabato, anzi domenica alle 18, ci sarà proprio la super sfida, il big match tra Atalanta e Juventus a Bergamo. Quindi a Bergamo si giocherà un big match che secondo me sarà importantissimo per entrambe le squadre, perché la Juventus ci farà capire se sarà veramente una squadra da scudetto o meno. Cioè se Juventus vince a Bergamo, secondo me dà un segnale importante a questo campionato: io ci sono per lo scudetto. Se invece a vincere sarà l'Atalanta, e beh, a quel punto sarà l'Atalanta invece a dare un importante segnale al campionato, ossia per il quarto posto teneteci in considerazione, perché tutti parlano del quartetto formato da Inter, Milan, Napoli e Juventus, ma l'Atalanta quest'anno, pur con tutti gli infortuni, ricordiamoci l'infortunio di Balotelli, l'infortunio di Scamacca, sono infortuni che ti condizionano, viste gli addì di Zapata e altri durante l'estate. Però, diciamoci la verità, l'Atalanta vincendo con la Juventus non soltanto scavalcherebbe i bianconeri stessi in classifica andando a 15, quindi scavalcando la Juventus che rimarrebbe a 13, ma secondo me darebbe un segnale fondamentale al campionato, ricordandoci che domenica ci sarà anche la sfida tra Milan e Lazio, e quindi questa sfida potrebbe un po' tagliare fuori una delle due della corsa Champions. Quindi vittoria importante dell'Atalanta, che vince a Verona contro proprio l'Hellas, che con questa sconfitta rimane a 7 punti. Ora vedremo cosa faranno stasera squadre come Bologna, Sassuolo e Roma, che sono pronte a scavalcarle in classifica.